C'è una comunanza, diciamo, di attività e pensiero su molto più della semplice apertura dei dati, perché in quello che raccontava Diego Piacentini nel progetto italiano di un Data Analytics Frameworks vedo una punta di diamante, se vogliamo, del processo di innovazione che però è comune a molti altri paesi anche in Europa. L'Italia è molto avanti, ha un approccio molto strutturato e il DAF è sicuramente un esempio da seguire anche in altri paesi, però all'interno dell'Europa le pubbliche amministrazioni si stanno modernizzando e stanno usando le tecnologie proprio per superare quei silos, perché prima di andare a guardare, a scoprire nuove fonti di dati in questo magnifico mondo del futuro così ricco di opportunità e sfide, abbiamo tanti dati già dentro casa nostra che possiamo mettere a fattor comune. E un dato importante, quello che citava anche lei, per metterli a fattor comune è proprio quello di avere dei metodi di standardizzazione, dei metodi per fare i collegamenti sostanzialmente, che poi possiamo chiamare metadati con un linguaggio più tecnico, ma che consentono appunto di andare a catturare le informazioni dove sono, metterle insieme, leggerle. E qui un'attività che all'interno della Commissione è nata già dal 2016 con una comunicazione su Data Information and Knowledge Management, dà un messaggio che secondo me è importante e che volevo ribadire in questa sede. I dati da soli non servono a molto, anzi, probabilmente dal punto di vista delle informazioni si può essere ricchi nei dati e poveri nelle informazioni e ancor più poveri, ancor meno ricchi nelle conoscenze. Quindi per passare dai dati alle informazioni alla conoscenza c'è bisogno di un insieme di fattori. Le tecnologie, i processi, le piattaforme sono certamente un elemento abilitante, ma serve anche altro. Serve innanzitutto una capacità di lettura di questo insieme di dati, una capacità di integrazione, lo diceva il presidente Alleva, di questi dati. E quindi, se vogliamo usare una definizione tecnologica, servono algoritmi. In realtà, dietro gli algoritmi ci sono modelli concettuali, ci sono quindi teorie in qualche modo, e dietro le teorie ci sono gli uomini, people, process and platforms, diciamo persone, piattaforme e processi, sono le tre qualità che consentono di lavorare a questo livello, a questa integrazione. E in questo lavoro all'interno della Commissione, che va nella direzione che diciamo, anche il governo italiano ha avviato, abbiamo già tratto attraverso una serie di risultati che abbiamo internamente processato una serie di lezioni. E una delle lezioni che mi piaceva condividere è quella dell'importanza della qualità del dato. C'è bisogno di spendere tempo e attenzione alla qualità dell'informazione che viene processata. E qualità è un concetto generico, va declinato in termini di completezza, ad esempio. Ma se noi prendiamo delle informazioni che hanno in partenza un livello di sottocopertura, per usare la definizione del presidente Alleva, cioè non presentano una copertura di certi pezzetti della popolazione che vogliono rappresentare. E poi estrapoliamo delle analisi sulla base di questa informazione parziale e quindi selezionata, tendiamo a dare delle interpretazioni che possono essere interpretazioni errate e se usate, come poi noi auspichiamo, per disegnare, monitorare e valutare l'impatto delle politiche, anche essere dannose. Quindi l'importante sa di dare attenzione al dato, a questo mattoncino Lego primario della costruzione del sistema informativo che aiuta le politiche, è molto importante. E questo appunto ha diverse dimensioni. Gli statistici, il sistema statistico hanno creato dei modelli e delle metriche e delle definizioni, ad esempio, per misurare e comunicare anche all'esterno qual è la qualità dell'informazione che viene processata e qual è la qualità dell'output che poi viene disseminato alla fine di questo processo. Ed è molto importante che anche gli utilizzatori si abituino sempre più a capire che insieme al dato, al dato sul tasso di disoccupazione o sulla crescita del prodotto interno lordo che viene poi preso come sintesi, c'è anche l'informazione sulla qualità di quel dato, quindi con quale livello di confidenza, per usare un termine statistico, di quanto posso fidarmi che quell'informazione è molto diversa, ad esempio, da un'altra informazione raccolta in un altro paese, per restare sul tema della comparabilità di questi dati. Questo è molto importante e mi porta ad una seconda conclusione. Possiamo costruire delle macchine molto efficienti nel processare questi dati, nel visualizzarli, nell'estrarre informazioni che possono servire ad aiutare i policy makers nel loro lavoro,
ma è molto importante occuparsi del momento della comunicazione. Per chiunque produca informazioni, quindi anche per questi sistemi molto articolati che producono dati ed informazioni per supporto alle politiche, è molto importante che, non è, che la cura e la preoccupazione di chi è in questo processo responsabile non finisce nel momento in cui viene pubblicata sul sito dell'Istituto di Statistica o della piattaforma governativa il dato con le statistiche finali. Cioè, quello è il momento nel quale ci dobbiamo preoccupare di come viene digerita questa informazione, sia essa digerita e consumata dagli utenti finali dell'informazione stessa o dai cabinet, dai ministeri che usano quell'informazione per poi disegnare appunto le politiche. È responsabilità di chi è all'interno del processo di analisi di questi dati, quindi di chi si occupa di data analytics, quella di seguire tutto questo processo e quindi anche rendere chiaramente intellegibili i limiti interpretativi che ci sono su questi dati. Due brevissimi temi che volevo trarre sempre come sintesi della nostra esperienza nel costruire appunto sistemi informativi all'interno della Commissione per aiutare a definire le politiche pubbliche riguarda i meccanismi processuali. Avevo parlato delle persone, delle piattaforme, dei tools, ma anche dei processi. Processi che devono essere partecipativi e sperimentali, mi piaceva molto questa definizione che Diego Piacentini aveva citato, perché è importante coinvolgere una comunità più ampia dei semplici collaboratori della pubblica amministrazione, nel caso in cui parliamo appunto di digitalizzazione della pubblica amministrazione, nei processi che possono essere quelli di scrittura degli algoritmi, quindi di coding, ma anche nei processi di analisi dei dati e di analisi dei risultati di questi dati. Quindi tutte quelle forme di modelli partecipativi e cooperativi che coinvolgono comunità più ampie nella definizione, diciamo, dei processi stessi sono importanti. In altre parole, bisogna aprire la cucina e bisogna far vedere che cosa succede nella cucina quando si preparano i semi lavorati che sono poi quei processi nella costruzione dei sistemi informativi. Nel nostro piccolo esempio ad Eurostat l'abbiamo fatto, abbiamo creato un sito in cui pubblichiamo le statistiche sperimentali, cioè pubblichiamo delle cose che non sono ancora pronte per andare sul menu del ristorante, vi spieghiamo come vengono, diciamo, costruite le pietanze e diamo la possibilità agli esperti e ai cittadini di dirci che cosa ne pensano, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista contenutistico. Nello stesso tempo possiamo tirare fuori dai cassetti molto prima di quanto avremmo fatto delle informazioni. Ad esempio, abbiamo pubblicato recentemente delle statistiche flash sulla povertà e la distribuzione del reddito che non sono ancora pronte per essere utilizzate per decisioni ministeriali perché il livello di accuratezza dell'informazione non è ancora al 100% della qualità, ma le abbiamo già esposte, abbiamo già chiesto ai cittadini e agli stakeholders di guardarle e dirci se c'è un miglioramento di metodologico o anche se c'è un interesse su quei risultati che già emergono ad approfondirli e a valutarli in più dettaglio. Il fattore tempo è quello che ormai è stato introdotto e che influenza in qualche maniera tutte le nostre professioni. Prima di congedarvi volevo chiedere un'ultima cosa a Diego Piacentini. Diego, tu hai lavorato, lo sappiamo, per tanti anni per il settore privato e adesso lavori come commissario straordinario per il governo italiano. Possiamo pensare che questa piattaforma possa fare da modello anche per il settore privato, perché che sia giusto o sbagliato, quando il cittadino vede che il pubblico che gestisce il proprio dato in qualche maniera dà più fiducia a questo elemento, nel momento in cui questa cosa avviene dal punto di vista delle società private, cioè almeno adesso stiamo vivendo un momento di minore fiducia, si dà fiducia in maniera meno fluida, meno continua. Questo modello del DAF potrebbe funzionare anche come piattaforma per la raccolta dei dati privati? Tra l'altro aggiungo un altro aspetto a quello che hai appena detto, che è anche la corrente di pensiero, dove non voglio dare i dati allo Stato perché poi li può usare contro di me per pagare le tasse, per scoprire quello che devo fare in maniera non lecita ed altro. Il DAF è concepito in maniera tale per cui i dati possono essere ingeriti da parte del pubblico e sia del privato. Quindi di fatto, tieni conto che poi tra l'altro molti di quei dati arrivano ad esempio da aziende municipalizzate, soprattutto le aziende dei trasporti, piuttosto che aziende che servono il pubblico essendo private. Quindi la risposta è tecnicamente sì, dal punto di vista dei processi sì, poi dipende appunto dall'utilizzo che ne verranno fatti e dalla volontà di queste aziende di farlo. Ma l'integrazione tra pubblico e privato è totalmente inevitabile, cioè è anche quello che darà il massimo beneficio ai cittadini. Quindi possiamo pensare a questo come modello di governance anche per
ridurre alla fine l'ultimo silos finale, cioè quello tra i dati privati e i dati pubblici? Sì, insisto sulla parte sperimentale, cioè qua veramente sì, siamo certo. Agli inizi, cioè pensa che dobbiamo arrivare fino là sotto, là sopra quel soffitto, siamo ancora qua, quindi pensano in quella direzione, perché comunque bisogna lavorare tantissimo col garante della privacy, bisogna lavorare con il MEF, il Ministero dello Sviluppo Economico, però quantomeno adesso abbiamo qualche cosa su cui veramente confrontarci e non semplicemente delle slide di PowerPoint.